buonasera a tutti innanzitutto. Come ogni anno ci troviamo a discutere sul piano finanziario di rifiuti in Campania. Sapete che è un compito che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del piano finanziario. Il piano finanziario non è altro che il pronto di gestione del servizio della raccolta di rifiuti in ogni singolo comune. E una volta approvato questo una volta che viene approvato il piano finanziario, dopo sono comodo, fate le domande. Beh, ma allora siamo tempo. Sì, guarda, arrivo tra poco. L'approvazione del piano finanziario spetta, come dicevo prima, all'amministrazione comunale, al Consiglio Comunale. È un compito che deve essere svolto ed effettuato ogni anno, diciamo, perché non è altro che il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno successivo. Io entrerei nello specifico per quel che riguarda, prima di entrare nell'analisi dei conteggi del costo del servizio, valuterei quantomeno i risultati che i cittadini del comune di Nogara sono riusciti a raggiungere nel 2011, partendo dalla percentuale di raccolta differenziata, perché comunque la percentuale di raccolta differenziata è stabilita dalla normativa vigente. L'obiettivo minimo di raccolta differenziata da raggiungere entro il 31 dicembre del 2011 è il 60%, entro il 31 dicembre del 2012 è il 65% di raccolta differenziata stabilita dalla norma. Nel 2011 la percentuale di raccolta differenziata che a Nogara si è riusciti a raggiungere è circa una percentuale pari quasi al 65%, 64,94% all'interno della relazione. Questo è un dato che non è ancora certificato, perché come sapete spetta all'ARPA certificare i risultati raggiunti. Però di solito la variazione rispetto al presunto è una variazione minimale, e mi sento sicuro nel confermare che la percentuale della raccolta differenziata raggiunta nel 2011 è intorno al 65%. Cos'è che ha portato a questo miglioramento? Perché comunque dal 2010 al 2011 la percentuale è migliorata di circa 3 punti percentuali. Sicuramente la diminuzione del rifiuto residuo, rifiuto che va a finire in discarica, del secco ingombrante e spazzamento stradale, perché sono le tre tipologie di rifiuti che vanno a finire nella discarica. Sono tra l'altro i rifiuti che hanno un costo maggiore come onere di smaltimento e come onere di gestione. E duole sottolineare che non è che è un risultato che si è raggiunto perché si è migliorata la differenziazione del rifiuto che si conferisce nel sistema di raccolta, perché sapete che il residuo è quel rifiuto che va dividendo, di conseguenza diminuendo quello aumenta la percentuale della raccolta. La qualità del rifiuto raccolto non è un'ottima qualità, perché c'è ancora troppa presenza di rifiuto recuperabile, rifiuto secco recuperabile, nello specifico stiamo parlando di materie plastiche e carta all'interno del secco. Quanto percentuale? Dalle analisi che sono state fatte dal gestore della discarica, varia a seconda del comune, però la forbice è una forbice che va dall'8 al 18-20%, potrebbero esserci situazioni di alcuni comuni dove la percentuale potrebbe migliorare del 20%, solo con una maggiore attenzione nella differenziazione del rifiuto. Questo sarebbe comunque un vantaggio che avrebbe indirettamente la cittadinanza e il comune nel suo complesso. Ecco. Bisogna per forza cercare di migliorare nella differenziazione dei rifiuti che si fa a casa prima di conferire il rifiuto, perché questo comporta dei risparmi. Come vedete nel piano finanziario, nel complesso di un piano finanziario che rispetta i costi del servizio dell'anno precedente, con una lieve diminuzione, perché la diminuzione è irrisoria, è un 1% scarso, però bisogna anche comunque tener conto
di tutti quei fattori di costo che durante l'anno sono aumentati. Faccio un esempio: il costo del carburante, ad esempio, il costo del carburante nel 2011 è aumentato circa del 20-21%. Questi maggiori costi del carburante nel piano finanziario del 2012 sono stati contenuti, addirittura incrementando alcuni servizi, perché l'amministrazione ha richiesto che vengano potenziati i servizi di spazzamento. Nella sostanza, si è riusciti a presentare un piano finanziario che diminuisce lievemente rispetto al piano finanziario dell'anno 2011. Questo comporta comunque una non variazione delle tariffe che sono state pagate per l'anno 2011. Le tariffe, come da mia proposta, rimangono invariate rispetto alle tariffe che aveva approvato, credo, il commissario prefettizio l'anno scorso. Le tariffe rimangono invariate, ribadisco, con una sottolineatura: bisogna cercare di migliorare la raccolta differenziata, nello specifico la raccolta del rifiuto secco, perché comunque è vero che è diminuito il quantitativo di secco raccolto pro capite ad abitante, però del rifiuto residuo, però stiamo parlando di 160 kg. Noi abbiamo comuni dove 160 kg ad abitante all'anno di rifiuto residuo che va a finire in discarica. Abbiamo comuni che questo rifiuto residuo l'ha portato intorno agli 85 kg ad abitante. Ci sono situazioni sul territorio nazionale che sono ancora migliori degli 85 kg ad abitante, un po' perché magari hanno iniziato prima di noi a fare la raccolta differenziata, riescono a farlo un po' meglio di noi. Il rifiuto complessivo raccolto nel 2011 ad abitante si aggira, è di 456 kg ad abitante. Credo che il comune di Nogara sia il comune che pro capite abbia una produzione di rifiuti rispetto ai 19 rifiuti che serviamo, la più alta di tutti. Però è da sottolineare che questi 456 kg è la punta minima, perché nel 2005 sono stati raccolti 510 kg di rifiuto ad abitante a testa, diciamo, è sempre diminuita. C'è stato un rialzo nel 2010 a 488 kg e nel 2011 una diminuzione di circa 30 kg a testa ad abitante. Siamo a 456, ripeto, nel complessivo, come dicevo prima, ci sono comuni che hanno una produzione pro capite di rifiuto residuo inferiore ai 160 kg di Nogara, ci sono comuni che hanno rifiuto complessivo intorno ai 388 kg contro i 456 del comune di Nogara. Abbiamo avviato lo scorso anno una serie di incontri con le cittadinanze, perché sono stati fatti, non hanno coinvolto direttamente i cittadini del comune di Nogara, anzi questo sarà un percorso che abbiamo già concordato con l'amministrazione comunale. Ci saranno delle serate informative con i cittadini, perché riteniamo che comunque sia indispensabile informare la cittadinanza su come deve essere fatta la raccolta differenziata, perché comunque ci sono delle tipologie di rifiuti che magari originariamente venivano, come le informazioni date da noi, venivano messe nella raccolta del secco, adesso devono essere tolte dalla raccolta del secco e conferite con raccolte o delle raccolte differenziate. Faccio ad esempio il polistirolo, che inizialmente veniva messo come secco, adesso deve essere messo nella raccolta di plastica latina, oppure il tetrapack, perché, come diceva il consigliere, è dal 2008 che il tetrapack come informazione deve essere raccolto con carta, con la raccolta di carta e cartone. Bisogna togliere il potere calorifico al rifiuto che va in discarica. Portare calorifico e la capacità di generare calore del rifiuto. Nel secco la plastica e la carta sono due materiali che generano calore, sì, che alzano il potere calorifico. E ricordo che se il potere calorifico è superiore ai 13.000 kJ, le discariche non sono autorizzate a ritirare i rifiuti. È una norma in deroga, ma entrerà in vigore non so quando, prima o dopo entrerà in vigore, dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio del 2007. Sapete, niente di definitivo che è provvisorio, però l'abbiamo vissuta un po' di paura a marzo dell'anno scorso, perché a marzo dell'anno scorso
la discarica ci aveva comunicato che quella deroga scadeva a fine marzo ed è il primo di aprile che ritiravano i rifiuti perché superavano i poteri per i rifiuti. Siamo borderline, bisogna cercare di migliorare la raccolta differenziata attraverso le informazioni che si faranno con i cittadini, attraverso le informazioni che si faranno con le scuole, perché abbiamo già fatto degli incontri, sperimentato un nuovo metodo di informazione che è una rappresentazione teatrale presso le scuole, le sedi delle scuole, le classi elementari, diciamo, proprio per sensibilizzare anche quella parte di cittadini e bambini che saranno il futuro della collettività e della comunità. Se non fermo l'incidenza. Ma questo è un problema che non mi compete, insomma, dopo se la raccolta differenziata è fatta bene, comunque il rifiuto residuo va analizzato ed esaminato e bisogna cercare di capire come gestirlo. Io tra l'altro sono fra quelle persone, mi permetto di dire, che la discarica è un buco che viene riempita di rifiuti e comunque qualche problema potrebbe dare. Questo dopo non spetta sicuramente a me fare le scelte gestionali future che sono più grandi di quelle che sono le nostre competenze, insomma. Non so se dobbiamo entrare e analizzare in un modo più approfondito la cosa, sono qui per cercare di dare tutti i chiarimenti che... Prego, aperta la discussione. Prego, non abbiamo mai detto che parlava a me. Sono contento di averla qui vicino, così facciamo... Io so... Senti che poca voce, sono malato, però ci tenevo a venire qua, perché ci tengo a resa conto, non tanto come società, ma per il servizio che deve svolgere. E volevo chiedere nel dettaglio, stavo guardando qua nell'allegato, un attimo che lo prendo così, nell'allegato 1, volevo avere un chiarimento su 39.526 che sono altri costi, cioè è una parola un po' generica, non capisco cosa si può spiegare nel dettaglio, che sono questi costi, che sono quasi 40.000, insomma, è una cifra considerevole. Allora, questa è la scheda dei costi della raccolta indifferenziata, la scheda di altri io sto guardando gli altri costi sono i costi legati alla gestione, alla cartella accessori per alcuni servizi legati alla raccolta degli incontranti, ad esempio, è messa come altri costi, la raccolta dei cestini, ad esempio, i cestini sul territorio vanno dentro alla voce altri costi, perché mentre le prime voci, come vedete, sono i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e gli altri sono i costi della raccolta dei rifiuti urbani, determinate raccolte che non sono ben inseribili all'interno del costo, non è spazzamento, non è costo della raccolta degli urbani, ma è comunque un servizio che fa parte del ciclo dell'indifferenziato, perché i cestini che vengono svuotati vanno a finire direttamente in discarica, cioè i cestini che sono, quelle voci sono costi di dotazione, ad esempio, che si danno ogni anno ai nuovi residenti. No, sono questi. Non si potrebbe dotare anche i cestini pubblici con le varie differenziazioni del materiale, visto che li ho già visti a Mantova, esistono a Mantova e altri centri, credo non sia, non so, penso sia un costo esagerato. Il momento del cestino che possa magari fare sia plastica, carta, non so, vetro, se secco. Vede, consigliere, tutto si può fare, perché dipende da dove, da quanto si è disposti a spendere e a dove si vuole arrivare. Cioè fare una raccolta, sa benissimo che non si possono raccogliere, fare trasporti di rifiuti mescolando tipologie di rifiuti diverse. Di conseguenza avere cestini, come le classiche vecchie campane divise in quattro dove c'era la parte per la carta, la parte... Bisogna organizzare singole raccolte con singoli mezzi. Questo genera costi aggiuntivi rispetto al servizio. Sì, ma lei prima ha detto che bisogna migliorare la raccolta. Sì. Se noi facciamo, se noi mettiamo un cestino uno, nel senso se mettiamo questi tipi di cestini, sì, però, sicuramente vengono licenziati meglio. Io
nell'analisi del quantitativo di rifiuto, nei 160 kg ad abitante in secco, sicuramente i cestini incidono per pochissimo. Cioè, io secondo me il risultato migliora di tanto se spingiamo nell'informazione e nell'educazione alla raccolta differenziata. E vediamo che ricominciamo a risparmiare costi di smaltimento, che sa benissimo che sono, che lievitano, perché ad esempio una cosa che non ho detto è che da gennaio di quest'anno la tariffa della discarica è aumentata del 7,5%. Cioè quanto si paga su 100? Si paga 104 più 7,45 più 3,62 più IVA. Si va a Spagna. 137, se non ricordo male. 140 euro a tonnellata. Sono 104 euro più 7,50 euro di ecotassa, più 3,62 contributo ente di bacino, più IVA 10%, si arriva a 137 euro. Poi volevo chiedere un'altra cosa, questo qua, costi comuni diversi, sì. Sono 87.500 euro. Sono gli accantonamenti per perdite su crediti. La previsione di morosità sui piani finanziari, e se lei guarda nell'allegato 3, ha reso conto un conto sulle morosità, come infatti vede... volevo chiedere, perché si passa dal 2008 che c'è il 3,13 di morosità, per arrivare al per arrivare al 10,32% del 2011, però vede, come vede, il dato è un dato riferito al 15 di febbraio. Okay. Allora, se lei guarda nel percorrere del tempo dal 2008 al 2011, i dati che secondo me sono già consolidati sono 2008 e 2009, perché sono intorno al 3,13% di perdita su crediti. Il 2011 è un dato non corretto, non ancora corretto, perché di solito la scadenza, supponendo che la scadenza del pagamento sia il 30 di dicembre, sì, di solito si aspetta sempre, si aspettano sempre 40 giorni prima di mandare i solleciti o la messa in mora. Lì questo dato è sbagliato, perché sicuramente c'è sempre in prima battuta una morosità più alta rispetto a quella che è l'effettiva morosità a termine del percorso. Okay, se però noi prendiamo il 2010, no? Sì. Che penso sia, cioè, dovrebbe essere a posto, nel senso. No, nel sicuramente senso, cioè, si abbasserà se non è il 2010. Sì, però se lei vede c'è una continua crescita, sì, anche se è logico. No, è logico, è pacifico. Nel senso, perché di solito se tiene presente che magari gli utenti morosi che non pagano dal 2008 continuano a non pagare, magari dopo si aggiungono altri utenti morosi. Se dopo ci mettiamo il momento particolare che la nazione sta vivendo, perché comunque è inutile nasconderci, cioè, le morosità sono magari aumentate anche su, riferite alle utenze non domestiche che magari sì, prima hanno sempre pagato, si trovano in difficoltà e di solito fanno, perché noi di solito facciamo anche piani di rientro del credito, concediamo delle rateizzazioni per far sì che chi ha sempre pagato paghi magari supportando un peso minore rispetto a che l'intero guadagno è stato dover pagare. Ma di fatto quindi i cittadini che pagano sempre pagano anche per quelli che non pagano mai. Forse il piano finanziario deve accantonare, deve prevedere delle spese. Allora io che pago sempre sono stupido due volte? No. Sì. Cioè allora quel che si comporta bene, che paga sempre... No, il paga anche per quelli che fa i furbi, che non paga sicuramente lei. La sostanza è questa qua. Allora, la sostanza è siamo questo. D'accordo che deve concordo con lei che ci sono sicuramente delle aziende in difficoltà, perché in questo momento è particolare, concordo con lei. Però secondo me, e lo dico con cognizione di causa, secondo me c'è anche qualche furbo qua in mezzo. Nel senso che sistematicamente non pagano, no? Allora, quello che voglio dire è questo. Ormai passa l'idea che chi non paga mai, tanto lei stesso, perché paga chi altri. Guardi, da dire, noi abbiamo, mentre ad esempio nel 2008-2009 l'avvio del percorso, la messa in mora dell'utente veniva fatta alla fine dell'anno solare, si vedeva chi non aveva pagato e si faceva partire la procedura di messa in mora.
A fine 2011 abbiamo iniziato a mettere in mora l'utente con la scadenza quadrimestrale. Perché? Perché abbiamo visto che ci sono dei fenomeni legati soprattutto a una variazione di residenza che si accorcia sempre di più nel tempo, dove non riusciamo a notificare la messa in mora all'utente. Allora si sposta, ci sono dei fenomeni legati a determinate categorie di persone di variazione di residenza che si è accorciata. Mentre prima cambiavamo la residenza mediamente ogni 8 mesi, un anno, adesso siamo arrivati alla variazione di residenza mediamente intorno ogni 6 mesi per certe categorie. Ecco che se si fa il controllo o se si dà in carico all'agente della riscossione dopo un anno, viene che va a fare la notifica in una residenza dove la persona ha già cambiato. Allora, accorciando questi tempi, abbiamo visto che riusciamo a recuperare delle perdite su crediti che magari nel 2008 e nel 2009 non si riuscivano. Cioè, gli utenti morosi vengono comunque perseguiti, vengono comunque perseguiti per cercare di recuperare. Non è l'Italia che ne ha. No, no, noi avevamo un'esperienza con Equitalia e abbiamo affidato il carico a Solid. Ascolti, un'altra cosa, quello che non riesco che voglio cercare di spiegarvi è questo. Ogni azienda ha un rischio di impresa, il vostro rischio di impresa dovrebbe essere il fatto che non vi pagano. Non potete scaricare sempre quelli che non vi pagano, spalmarli su quelli che pagano. Perché allora qua non finiamo più. L'azienda privata ha rischio. Sì, ho capito. Questa è l'azienda del comune, questa. Sì. Perché guardi. Sì. Diciamo così. No, questa è l'azienda del comune, perché ripeto, noi lo sa benissimo, noi applichiamo una tariffa prevista dal 238 del 152, che tra l'altro anche questa tariffa è oggetto di discussione se è soggetto o no a IVA. Infatti si ricorda che sono venuto a trovare la telecamera perché vengono a mettere l'IVA sulla via. Che non è una tassa, non va l'IVA, cioè come che tu non pensi. Ma non è che. Insomma, è come che poi se l'IVA fuma il bollo. Consigliere, il legislatore ha chiaramente detto che la tariffa dell'articolo 238 è una tariffa soggettativa. Punto. Dopo sarà la Cassazione che dirà è una cosa sbagliata. Mi sembra che abbia già cassato, no? La Cassazione. La prima, sulla seconda stiamo aspettando. Probabilmente cascerà. Quello che devono capire gli utenti è che l'IVA non se la tiene l'azienda. L'IVA deve essere l'erario. Allora, se qualcuno dice che l'IVA deve essere restituita, sarà sicuramente il legislatore a dover restituire quell'IVA che è cassata. Quindi non la azienda, secondo me, la deve dare. L'erario la deve ritornare. L'erario lo ritornerà. C'erano delle proposte, le proposte erano ad esempio non di ritornare l'IVA ma di abbassare le tasse, ecco che comunque dopo ci sarà il ritorno nel piano della tariffa che pagheranno i cittadini. Però deve essere chiaro che l'IVA non è non è tascato voi. Non è quello il discorso. Mettere l'IVA su una tassa è un po' un controsenso, no? C'erano state dei chiari. No, guardi che non è tutto lei c'è questa cosa qua. Sto solo dicendo che la parola sale il fatto delle mie. La vecchia tasso ha il 10% delle secca dentro. È come avesse l'IVA. Devo chiederle un'altra cosa. Qua mi è sempre allegato. Scusi, ma senza voce. Allegato qui. Sì, ci sono 44.618 alla voce costi amministrativi dell'accertamento, cioè praticamente è la gestione dell'invio delle fatture, cioè a quelli morosi, cioè no, è tutta la gestione dell'invio dei ruoli, e dentro ci sono i costi, cioè le bollette che mandate a casa, esatto, la gente, 5.000 euro. Beh, se lei pensa che ci sono 60 centesimi solo di bollo ad ogni fattura, stampa, dentro ci sono l'invio. Le consiglio di fare come lei, che la fa elettronica e PDF. Perché qua 44.600 mi sembra un po' attivo, no? Secondo me la comunicazione che abbiamo, ma c'è tutta la gestione degli aggiornamenti, dei ruoli, le verifiche. Sembra una cifra un po' importante, no? È
un'incidenza di circa, faccia 3 euro e qualcosa di abitante. Un'ultima cosa, non voglio tediarla, ma insomma mi vuoi fare tutte le domande perché mi interessa sto. Volevo chiedere, non mi sembra 64-65% di raccolta differenziata sia un po' poco, che ne dici? 64-65%. 65%. Cioè, quando sono comuni sempre del veronese come San Martino, che è 85%, cioè il fatto che ogni anno si vada a ritirare un premio di comune riciclone non vuol dire niente. Cioè, il fatto del. No, il premio non è legato alla gestione. Sì, no, certo, però voglio dire. Il premio è legato all'indice di buona gestione, sì. Ed è diverso. Perché significa che l'analisi che viene fatta nello specifico da Legambiente è un'analisi sì legata al quantitativo dei rifiuti raccolti per tipologia di rifiuti, ma dall'altra parte ci sono l'incidenza dei costi della raccolta. Se si arriva ad avere un indice di buona gestione che supera determinati parametri, si è considerati comuni riciclati. E dopo il 65% sia un risultato migliorabile, e secondo me migliorabile anche non di un punto percentuale ma di molti più punti percentuali, sicuramente è un risultato ottenibile. Dopo lei l'esempio che portava, io le consiglio di guardare il sito dell'ARPA. Il sito dell'ARPA ha le percentuali di raccolta differenziata di rifiuti e il metodo per calcolare la percentuale di raccolta differenziata è uguale per tutti i comuni. Non credo che per quel comune trovi l'80% e l'80%. Ma sono anche sindaco. Ma allora mettersi bene anche io, per migliorare la raccolta differenziata di Nogara basterebbe buttarsi dentro tutti gli inerti che fanno, che è una raccolta differenziata, che però da delibera di giunta regionale non entrano nel calcolo, ma solo buttandoci dentro gli inerti che vengono buttati via a Nogara passiamo da 65% a 75-80% di raccolta differenziata. È semplice migliorare la raccolta differenziata, basta metterci del rifiuto che pesa, se ci metto plastica. Volevo chiedere un'altra cosa. L'ESACOM è partecipata anche in qualche inceneritore nella discarica di Torretta? No, l'ESACOM è una società che non partecipata dal comune, sì, non so. Società non abbiamo partecipazione. Noi abbiamo una società che si occupa dello e mi faccio un po' di che si occupa dello spurgo continente. Le volevo chiedere un'ultima cosa, se noi diamo che siamo in un paese che ci sono tante persone che hanno ancora il giardino e possono fare, se noi diamo la compostiera, così magari abbattiamo il verde e anche l'umido, non è come fanno gli altri regioni, cioè come fanno le altre regioni, dove danno ai cittadini, quelli che naturalmente possono permetterselo, nel senso se hanno un orto piuttosto che un giardino, diamo la compostiera nel modo tale che voi non passate per l'umido o per il verde, quindi a quei cittadini che hanno la compostiera lì magari si può fare uno sconto, adesso la percentuale la dovete fare voi, però dico, si può pensare di fare uno sconto. L'incidenza si potrebbe anche pensare, a parte le esperienze che abbiamo provato che erano completamente negative, ovvero cittadini che aderivano al compostaggio domestico perché dopo paradossalmente mettevano il rifiuto dall'altra parte della strada davanti all'ingresso di altri utenti, non avendo uno sconto che era stato concesso da quelle amministrazioni. L'incidenza dei costi di smaltimento di umido e verde sono circa 8 euro ad abitante, cioè il mancato conferimento dell'umido e verde potrebbe, se si vuole, dare diritto a una riduzione di circa 8 euro, perché comunque il costo del servizio della raccolta c'è. Io faccio sempre quell'esempio: se in una via ci sono 100 famiglie, le prime 99 fanno compostaggio domestico e l'ultima pretende il servizio porta a porta, comunque fino a là bisogna andare a fare la raccolta. Quali sono i risparmi? Sono in termini di tempo a singola raccolta, che fuori dal centro abitato è 1 minuto e 40 secondi, mediamente passa 1 minuto e 40 secondi tra la raccolta, una raccolta e l'altra.
nel centro abitato passano dai 40 ai 55 secondi, sì, che quello che si risparmia è quello, il tempo della fermata, discesa, carico e salita, sì, che sarebbe meglio, sa cosa, e quello lo stiamo studiando, far pagare a conferimento. I cittadini pagano a conferimento. E loro è verso quella strada che dobbiamo andare. Noi ci stiamo portando verso quella strada. Se lei pensasse solo il secco, no? No, non solo il secco, il secco umido e verde. Perché lei diceva la riduzione per chi non conferisce umido, non conferisce. Certo. Ecco che così l'utente a fare compostaggio domestico perché non paga per lo svuotamento del contenitore. Grazie, c'è l'assessore Pasini, vorrei dire una cosa, poi vogliamo molto ampio, perché per quanto riguarda il discorso della raccolta differenziata è importante, chiaramente, come si è detto prima, separare, cercare di separare il più possibile gli utenti. Quindi la soglia del 65% si può, questa è la statistica che è stata fatta, aumentare anche solamente con l'informazione. Dico solamente, non è semplice tenere informati i cittadini, però da statistiche che sono state fatte rispondono abbastanza, cioè vengono a sentire che perlomeno se, diciamo così, un componente di ogni famiglia, magari il numero è molto alto, però cerchiamo di divulgare un messaggio il più possibile, cerchiamo di fargli venire questi incontri, può essere che questa percentuale si alzi. Ecco perché abbiamo programmato una serie di incontri nelle frazioni, subito dopo Pasqua avremo inizio questo tipo di, diciamo così, di percorso anche itinerante, perché avremo le frazioni e poi divideremo il centro di Nogara, vediamo se in due o in quattro parti, giusto anche per avere il più possibile localizzato, diciamo, per il cittadino e vicino, diciamo, questo tipo di riunione. In questi incontri, durante questi incontri verranno illustrate le cose che magari tanti già fanno, no? Normalmente, cerchiamo di farlo fare a più persone possibili in modo che questa percentuale appunto aumenti. Mi dispiace anche, purtroppo qui però dobbiamo stare attenti tutti, diciamo così, no? Riprendendo anche il discorso di Mirko prima, che poi diceva sì, però è il cittadino che paga, ma è giusto che paghi per tutti. A parte che abbiamo questi fenomeni che anni fa non c'erano, cioè questi spostamenti di casa repentini. Ci sono le persone che cambiano abitazione effettivamente ogni 6 mesi, magari alcuni lasciano indietro anche gli affitti da pagare, così non si riesce mai a... Figurati se pagano le condizioni, ecco, questo è un po' un problema che abbiamo. Cerco, o si cercherà, che anche le fatture arrivino comunque nei tempi giusti, non che abbiamo alcuni casi con alcuni enti che arrivano fatture dell'anno prima, no? E questo magari penalizza ancora di più la riscossione. Comunque, tornando al discorso di prima, pensiamo di fare un lavoro di questo genere, poi è sempre migliorabile. Quello che mi dispiace un po' notare anche appunto dal rete urbano o da siti o da fotografie che ci arrivano dai cittadini, vedere che tanti buttano le immondizie nei fossati, o magari li nascondono dietro un muro perché così se non vengono visti in quel momento l'hanno fatta franca. Beh, questo io credo che sia un segno di inciviltà, perché in quel caso chiaramente lo paghiamo tutti. Quindi io invito i presenti, ma chiaramente, a segnalare questo tipo di casi, a segnalare queste persone che compiono questo tipo di atto incivile, e se fosse il caso anche di aumentare le multe per coloro che compiono questo tipo perché veramente l'inciviltà, vedere anche il cassonetto, ma non solo il cassonetto, anche il bidone che loro svuotano, no? Come si è detto prima, c'è qualcuno che ha preso questi bidoni in giro per il paese come il bidone dove posso buttare tutto. No, non è così, butto la carta o butto quella cosa che mi disturba tenere in mano in quel momento e che è un rifiuto, ma non vado a buttare il sacchetto del limito di casa. Purtroppo troviamo in questi cestini, anche qui in piazza, troviamo sacchetti dell'umido e che misti con qualsiasi cosa che chiaramente poi non è differenziato. Ecco, speriamo di fare un passaggio di questo genere e aumentare questa percentuale. Io sono questo, vi comunicheremo che è già. Non sono dimenticato. Posso dirlo? Perché se non si può parlare.
sette volte l'ultimo Roma prima. Insomma, mica domanda però. Come perché l'ultimatum? Diranno, non dovresti interessare di queste cose, certo, perché qua sono costi importanti. Sono interessato, ma per rispetto del consigliere Berardi, aveva detto la parola a lui. Non ho visto che era. Io ti volevo solo dire, guarda che importanti queste cose qua. Ma c'è che ti ha detto niente? No, perché insomma, se non è che qua, paga sempre bene, paga sempre. Eh no, bisogna interessi di quello che qua. Eh no, è importante. Ti volevo chiedere una cosa, se è possibile. Per le attività, a volte ci sono attività che non producono lo stesso rifiuto che produce una famiglia, magari come la mia o quella sua, no? Però anche quelli sono misurati in metri quadrati, immagino, come la casa di no, perché so che ci sono delle attività, per ipotesi, che producono solo carta, tipo non so, un unico tipo di rifiuto per carta, e che purtroppo si trova a avere via delle bollette molto interessanti. Chiedo se è possibile studiare un sistema per creare una tariffa, diciamo, per creare un sistema di calcolo per quelle aziende che magari producono solo certi tipi di rifiuto. Barbati, ti prego, aspetta un attimo, vediamo se c'è un dialogo. Andiamo, ma te va tutto bene? Lì? No, va tutto bene. No, dammi questo stronzo. Lascia parlare anche gli altri per piacere, perché poi riparli anche tu, non preoccuparti. No, io volevo estendere il dibattito e cambiare un po' il punto di vista dell'argomento. Sul piano finanziario penso che bene o male l'ha esposto il dottor Barbati. Come si svilupperà, come è stato fino adesso, come si svilupperà il futuro. L'unico dato è il dato quello del costo, che se non vado errato sarebbe 1.224.796 complessivi del 2012 per adesso. E mi soffermo su questo dato qua. Dal dato finanziario, che comunque è matematico, io passerei più che altro al dato politico. Ossia, penso che per stabilire come avere questa copertura, che se non erro, questa qua è una copertura completamente comunale, quindi distribuita nei cittadini del comune di Nogara, sarebbe interessante capire, vedere cosa ne pensa tutta l'amministrazione di come suddividere, redistribuire. L'aveva toccato prima anche Moresi nell'ultimo intervento che ha fatto, cioè come redistribuire se viene fatta una delibera da parte della giunta, quando viene fatta questa delibera e eventualmente, se è possibile, anche come minoranza partecipare, capire, perché ovviamente può esserci un'incidenza che fa colpire più sulle famiglie piuttosto che sulle unità produttive, piuttosto che su chi organizza feste. Faccio per dire che comunque c'è uno smaltimento di rifiuti ancora maggiore. Quindi sarebbe interessante capire, e questo lo chiedo un po' a tutta la maggioranza, quali sono i criteri poi per redistribuire e tariffare la cittadinanza del comune di Nogara. Ecco, io volevo più che altro puntualizzare questa cosa qua, cioè passare dal dato economico, che bene o male si è già esposto ed è quello, a quello che sarà la volontà e l'iniziativa dell'amministrazione comunale su questo punto. Sì, solo una breve considerazione, perché prima Pasini aveva un attimo anticipato nell'intervento, perché anche volevo parlare proprio del discorso della sensibilizzazione della popolazione, perché fra le varie categorie, anche nati con sensibili che possono esserci, ci sono proprio le fasi di stati estremi, magari le giovani generazioni e quelli degli anziani, difficile anche da raggiungere, uno perché gli anziani magari anche un incontro pubblico faticano ad uscire di casa, sappiamo purtroppo qual è la nostra situazione, qual è molto spesso anche per motivi di salute e lavoro, e perciò probabilmente studiare magari
anche con le varie sollecitazioni che possono nascere da questi incontri, alcuni rimedi magari anche semplici che possono sembrare banali, ma magari riuscire a divulgarli anche con delle brochure, con qualcosa che possono raggiungerli a casa, è un percorso secondo me di opportuno e anche penso economicamente non troppo dispendioso. Per il discorso della popolazione straniera sappiamo che comunque ha una grossa incidenza nella popolazione totale di Nogara, quindi magari sia quelli che sono qua da un tot di tempo, ma anche quelli che magari sono qua da poco tempo, riuscire a capire quali sono anche gli input che vengono dati da questa amministrazione comunale, quali sono anche le abitudini e soprattutto le regole che vanno seguite, questo vale ovviamente anche per i nogaresi di lunga data, è un'altra cosa da tenere sotto occhio. E un'altra importante cosa, che quando rivolgo soprattutto sia all'assessorato sociale, sia alle politiche giovanili, quindi a Camilla, per quanto riguarda appunto anche gli istituti scolastici, perché questo verranno anche ripreso e previsto nella sollecitazione che davate, dove c'era scritto appunto che si invita l'amministrazione comunale ad attivarsi anche tramite i modi pubblici, come diceva Fasini, anche presso gli istituti scolastici. Perché è naturale che purtroppo, e parleremo anche di vandalismo successivamente nel corso del Consiglio Comunale, anche di altro, sta in modo anche molto preoccupante, iniziando un po' troppo a diramarsi la credenza probabilmente da parte di queste giovani generazioni, che vi parlo tanti bambini, ma anche ragazzi comunque adolescenti, che probabilmente il danno che si fa al proprio patrimonio comunale, come può essere anche semplicemente rompere, perché mi ricordo quando eravamo sindaci, cioè sindaci, arrivavamo proprio ad avere cestini completamente staccati da porta cestini, quindi situazioni inqualificabili, riuscire a far capire anche magari attraverso sia l'istituto scolastico ma anche qualche esponente dell'attuale amministrazione comunale, come far capire che la propria bravata, perché ormai c'è la moda che il sabato sera o il fine settimana ci si annoia, allora non sapendo cosa fare si arriva comunque a delle manifestazioni anche di questa natura, far capire che la ricaduta comunque non è sempre verso il prossimo ma anche proprio verso i propri genitori e verso anche le tasse che ciascuna famiglia si ritrova a pagare. Questa è una cosa che purtroppo si vede che non si capisce, perché dovrebbe essere la bici dell'educazione, ma purtroppo vediamo sempre più di frequente che non è così, anche con casi insomma purtroppo recenti di cui discuteremo in futuro. Posso solo, perché mi sono dimenticato prima, abbiamo previsto anche il programma di fare un incontro alle scuole medie, perché le scuole elementari sono purtroppo la tenera per coinvolgere. Dalle medie, insomma, siccome c'è anche un discorso magari di attori, di mimi che possono intrattenere, diciamo, un argomento che può essere anche farboso, e quindi cercare di avvicinare perlomeno questa fascia di età ad abituarli e differenziare gli uffici che poi possono lavorare. In merito, il direttore Barbati ha dato disponibilità di una serie di date per fare alcuni incontri. Noi pensavamo, quello delle scuole medie, di farne due, uno a Puglia e uno a Campalano, intanto perché ci sono le strutture adatte. A Campalano c'è ancora la struttura delle feste e a Puglia ha dato disponibilità da fare immediatamente a ridosso di Pasqua, sostanzialmente. Quindi si pensava adesso di aprire, cosa che ci ha dato una serie di date, poi parlate, poi le verificheremo assieme a chi ci ospita in modo da riuscire a fare queste questioni. Parlate anche sulle tariffe, senza che risponda io, magari proprio che ce le possiamo fare. Utenze non domestiche, sì. La richiesta sull'utenza non domestiche, ci sono nel regolamento della tariffa, c'è la possibilità di chiedere delle riduzioni nel caso in cui i rifiuti vengono avviati al recupero. Ecco, allora si chiedono i produttori di rifiuti speciali assimilati agli umani, nel caso specifico le utenze non domestiche, che hanno grossa produzione di rifiuto tipo, possono fare richiesta di riduzione della tariffa perché riguarda la quota variabile della tariffa. Sapete che la quota variabile è quella del rifiuto recuperabile o riciclabile, possono fare richiesta di riduzione. È logico che devono comprovare l'avvenuto avvio al recupero del rifiuto, perché siccome stiamo parlando di rifiuto deve essere movimentato tutto quanto per formulario trasporto dei rifiuti e deve essere avviato al recupero, deve essere portato a smaltimento. Nel formulario ci deve essere il famoso codice R13, R5 o R3.
ci sono già delle utenze non domestiche di Nogara che usufruiscono di questa riduzione che abbiamo rifiuti. Se mi è permesso, la tariffa che la tariffa che viene applicata per quel che riguarda la parte delle utenze non domestiche, secondo me può essere migliorata, ma deve essere migliorata da chi ha istituito la tariffa, nello specifico il legislatore nazionale, perché è vero che mentre per le utenze domestiche la tariffa incide parte sui metri quadrati e parte sulle persone che abitano quegli stessi metri quadrati, sulle utenze non domestiche purtroppo sia in quota fissa che in quota variabile l'incidenza è solo legata ai metri quadrati. Poco importa al legislatore se all'interno di quel laboratorio ci sono 20, 30, 50 dipendenti che lavorano e che potenzialmente producono più rifiuti rispetto al magazzino che è solo usato come deposito. Quella sicuramente deve essere migliorata, però entro il 31 dicembre di quest'anno deve essere approvata la nuova tariffa normalizzata, che probabilmente andrà a scombussolare tutto quanto quello che abbiamo fatto fino adesso, perché si sono dati l'ultimo anno di tempo, credo che entro il 31 dicembre la nuova tariffa venga presentata, anche alla luce del discorso che dicevamo prima, IVA non IVA dovranno presentare la nuova tariffa. Per quel che riguarda la tariffa come viene applicata, la richiesta del consigliere viene applicata rispettando un decreto del Presidente della Repubblica, tra l'altro il 158 del 99, che normava la vecchia tariffa del decreto Rossi, che non essendo ancora stata presentata la nuova tariffa, il codice ambientale rimanda alla vecchia, dice usate la vecchia, andate avanti ancora con la vecchia fino a quando non c'è la nuova. Lì subentrano delle scelte politiche, perché come diceva lei 1.224.000 euro sono i soldi che bisogna per forza incassare, perché il DPR prevede la copertura dei costi al 100%, all'interno di questi costi ci sono le perdite sui crediti e le riduzioni della tariffa. Con tutte le amministrazioni ci sono sempre degli incontri, io ho degli assessori delegati dove studiamo la tariffa, vediamo di aggiustarla, perché la tariffa deve essere aggiustata di anno in anno e dopo si fanno dei piccoli aggiustamenti, ad esempio sulle famiglie da 4 componenti piuttosto che da famiglie da 2 componenti, è una cosa che viene studiata con l'amministrazione e l'amministrazione stabilisce quali sono le percentuali dei soldi da incassare e da attribuire alle utenze domestiche piuttosto che alle utenze non domestiche. Resta il fatto che sono sempre 1,24 che bisogna portare a casa, che se sposto dei coefficienti a favore di una categoria piuttosto che ad un'altra, vado a svantaggiare le altre, perché devo sempre portare a casa quell'importo complessivo. E questa è una scelta politica, questa compete solo fare da supporto, nello specifico alla giunta e all'assessore con i quali mi rapporto, per dare il consiglio migliore per l'applicazione della tariffa. Questo è quello che compete a noi. Per quel che riguarda l'informazione, si sta spingendo tantissimo l'informazione, come si diceva, ai cittadini e agli studenti, perché comunque abbiamo visto che ogni volta che si fa informazione il risultato in termini di raccolta differenziata si vede già dalle raccolte che ci sono subito dopo l'informazione che viene fatta con i cittadini. Questo è tutto qua. Posso fare una domanda, signor Copione? Ascolta, una cosa ti volevo chiedere. 1.224.000 sono una cifra importante. No, senza niente togliere a l'Esacom, che mi fido fino a prova contraria dell'Esacom, volevo chiedere se è possibile, non si potrebbe vedere altre aziende che fanno lo stesso tipo di lavoro, il piano finanziario di altre aziende, cioè per vedere se Esacom diciamo è concorrenziale con altre, oppure è più, lo so, è più cara di altre, più economica di altre, tanto per avere. Sicuramente, ma il confronto è già stato fatto anche a livello provinciale su altri. Sì. Non siamo sicuri.
sicuramente vicinale. No, ti sto dicendo questo. Ah, no, no, ho espresso che come quando si va a comprare qualsiasi cosa, un po' di raffronti. E volevo chiedere quanto è che dura il contratto con Elsa, con il nostro? Scadere nel 2022. Sì, adesso con le nuove cioè quanto dura 15 anni? Sì, ma quando è fatto più complesso, cioè nel senso che per capire quanto dura il contratto. È stato fatto una riunione l'ultimo discorso di ESACOM che è stato fatto, e il problema è anche venuto fuori, cioè nel senso che su un quadro più generale oggi su uno screening, non so se c'è il coso di chi gestisce oggi queste cose, sulla provincia, qual è la cosa, guarda. Ce l'avevo, era stato distribuito un quadro di gestione del basso veronese, sì. Ci sono più società tra cui anche alcune private che gestiscono oltre ad Amia da questa situazione. Il quadro non era penalizzante per esempio. No, ma non dicevo. No, nel senso di tariffe, di funzioni, altre cose e via. Il quadro del contratto con Excisi che scade appunto tra 10 anni. In quanto è stato fatto questo contratto? 5 anni fa, mi pare che lui è più vicinale. Quindi non ti sembra troppo, lo so che non l'hai fatto te, però può darsi. Però il problema non è questo, è che ci sono movimenti in atto, che stanno portando agli accorpamenti, quindi dobbiamo anche vedere il piano regionale che verrà fuori dalla regione sul smaltimento dei rifiuti. Lo faranno forse? Non lo so, nel senso che ci sono forti contrasti e ci sono anche forti problematiche, però al di là di questo, una volta o l'altra ci si arriva, quindi sicuramente prima del 22, su questo non c'è alcun dubbio. E quindi da questo punto di vista probabilmente il tema si sposta un attimo, perché anche solo nell'area veronese, lo saprete benissimo, ci sono movimenti anche pesanti, quindi credo che uno dei problemi, oltre a quello che dici tu, che è sicuramente un problema da valutare, il problema vero è se noi riusciremo ad avere un minimo di controllo territoriale ancora su alcuni servizi, tra cui anche questo dello smaltimento del rifiuto dell'acqua, o se ci sarà un riaccorpamento più complesso che ci veda più o meno colonizzati la città. Quindi io credo sia questo il problema. Questo inciderà non solo in termini di controllo politico complessivo del territorio, ma probabilmente inciderà anche in termini di costi, perché è chiaro che se il problema viene raccolto in un unico bacino, come sembra che sia la proposta regionale, che poi potrà andare su tutti i bacini, è chiaro che cambia tutto, perché vuol dire rimettere in moto la questione dei conferimenti, dei smaltimenti, dei scarichi, dei territori, cose di questo genere. Quindi mi pare che la partita oggi sia più complessa, ma non lo dico per spostare il tema, lo dico perché è effettivamente più complessa rispetto a una scadenza del 22 che probabilmente noi non vedremo, perlomeno non vedremo in questi termini, neanche in termini di appalto, quindi, però l'osservazione è corretta. Se arriveremo al 22 e si dovrà rinnovare il contratto, invito caldamente a farlo un po' più corto, perché quindi non costa niente, non costa niente, sono troppo, sono 10 anni. Di dare
appunto pubblicità di riduzioni eventuali eccetera per le attività in questo momento. Lo volevo chiedere se lei o il suo delegato disponibile a venire a una prossima riunione per illustrare, perché tante volte le ditte il titolare per tanti motivi non sa della possibilità di queste riduzioni o magari non prende la vita. Però dobbiamo studiare insieme un sistema per divulgare questa cosa. Qui ci sono certe realtà, tipo, non so, mi viene in mente le officine meccaniche, frazione di auto, che loro smaltiscono olio, lamiere, carrozzerie, eccetera, pagano un sacco di rifiuti e loro magari costruiscono meno di una famiglia che magari paga poco. Allora, ecco, se voleva studiare insieme un qualcosa che possa aiutare queste attività, insomma. Magari se siete disponibili alla prossima riunione magari lo comunicheremo. Ma... Sì, allora, oltre agli incontri con i cittadini, noi facciamo incontri con le associazioni di categoria, perché la settimana prossima c'è Roby Grasio con l'associazione simile a quella che lei ha. C'è la piena disponibilità a fare gli incontri anche con le utenze non domestiche, perché ci sono degli aspetti che vanno approfonditi e vanno chiariti, perché insomma anche i produttori di rifiuti speciali devono capire che la tariffa non la pagano per tutti i rifiuti che producono, quantomeno i rifiuti pericolosi non sono inclusi nella tariffa, non si può pretendere di buttarli nel servizio della raccolta caricando costi agli altri. È una materia molto delicata, disponibilissimo ad approfittarla. Se mi è permesso, Sindaco, volevo precisare il discorso dei 15 anni. 15 anni sono stati fatti perché il codice ambientale prevedeva che nel caso in cui ci fossero affidamenti società in auto fosse minimo di 15 anni. Questo problema è stato un po' superato dal maxi emendamento, perché se non si fa niente, il 1 gennaio dell'anno prossimo dovrete trovarvi un'azienda che vi fa la raccolta dei rifiuti. Se invece si fa qualcosa, la vostra azienda, perché è sempre la vostra azienda che ha un valore, dura altri 3 anni, e vi ricordo che la vostra azienda è la 20ª a livello nazionale e fa parte delle eccellenze del Veneto come posti ad abitanti. No, non me la prendo, perché quello che insisto sempre è nel far capire agli amministratori che questa è la loro azienda, questa è l'azienda dei comuni. Io sono la legge dice che io sono la longa mano dei comuni, sicché quando credo non possa esserci nessun amministratore che chieda un servizio che non è incluso nel piano finanziario, questo servizio non venga fatto. Credo che tutti possano confermare il fatto che quello che non è previsto viene sempre fatto, e dal 2008 che non vengono chiesti i costi aggiuntivi rispetto ai piani finanziari. No, ma io sto cercando di far capire. No, perché mi sembra che si stia. Sto cercando di far capire che azienda avete, che 19 comuni hanno, non anche se non fa parte di questa azienda, è un'azienda che se ad oggi rimane così com'è, il 1 di gennaio del 2013 ha 70 dipendenti per strada. Pensateci voi, ci devono pensare i soci. Grazie. Da capire come ci si sposta con l'amministrazione.
Questo è quello che chiedo come impegno, insomma. L'impegno penso si posso. No, non è un impegno, un obbligo, cioè nel senso che dovrebbe un obbligo. Cioè nel senso che con molti anni è stato legato al discorso sociale in cui le attività produttive pagavano più. Ok? E questo più dice, più il resto. Ancora adesso si sta portando avanti. Se da parte del consigliere Cresti c'è un'idea contraria, cioè facciamo pagare di meno l'attività produttiva, può essere in futuro qualcosa di diverso rispetto a l'attività sociale, può essere, non lo so, avevi un'idea a proposito. No. È chiaro che l'amministrazione cercherà sempre di fare il meglio per... Perfetto, io volevo sapere qual era la vostra idea di teatro. Non è che io... La linea è quella di mantenere comunque un servizio sul sociale che sia adeguato e corretto per la popolazione. Non è che dobbiamo stare lì a far pagare tutte le attività produttive, però mi riadazzo a un discorso che si è fatto prima anche dal consigliere Moresi. Io per esempio lavoro in una ditta, in una società che produce rifiuto solamente carta e cartone. Quindi io dovrei ricevere con una certa logica i soldi anziché darli. Vabbè, però li paghiamo anche perché mi sembra che sia un dovere sociale per una ditta che si insegna. La carta te la rivendi? No, la carta la rivendi. Ma non te. Esatto, quindi io dovrei ricevere i soldi, invece paghiamo in base a quello qua. Con una tabella che è riportata sulla stessa fattura. Quindi non è che stai lì a fare le fuzzi su un discorso del genere, perché altrimenti creiamo dei contenuti talmente grandi che veramente dopo avremo comunque dei problemi. Io sono anche dell'idea che un'attività produttiva che ha sede locale, qualcosa per il sociale deve comunque fare. Se quel qualcosa è anche corrispondente a pagare un po' di più di tasse per favorire la società di locale, penso che sia un dovere questa attività produttiva di tutto lì. Non te pensi, mi sembra. No, solo un minuto, cioè, penso che Pezzi ha voluto chiedere se la linea che viene mantenuta, la linea politica che viene mantenuta è quella che stava mantenuta anche negli anni scorsi, cioè quello di praticamente far pagare un po' di più le attività produttive e meno da questo punto di vista del privato, no? O se pure intendete, diciamo così, cambiare. No, cioè, questo penso che questa è una richiesta che è comunque ogni comune socio può decidere se agire di più verso la, diciamo così, le attività produttive o verso il privato. No, non credo sia proprio così. No, cioè, nel piano tariffario che viene fatto. No, scusa, no, ma non ho visto comune decidere. E la proposta, l'ho detto prima nella discussione, la proposta è quella di mantenere invariate le tariffe che il commissario ha approvato l'anno scorso, sicché nella determina commissariale, quella dell'anno scorso, c'è tutto il piano tariffario, c'è tutto il piano tariffario con previste le percentuali di, come si dice, di imputazione sulle utenze non domestiche piuttosto che le utenze non domestiche, perché andare a modificare per mantenere le tariffe invariate bisogna applicare quelle dell'anno scorso. Se andiamo a modificarle andiamo a diminuire sia qualcuno ma ad aumentare ad altri, perché torna all'eterno discorso che bisogna portare a casa, incassare meglio di 224.000 euro. Ecco, intervenire adesso sulle tariffe secondo me non è neanche congruo, tra l'altro, perché comunque significa modificare, portare a casa 1.224.000 euro, ma andare ad aumentare o diminuire a determinate categorie, mantenendoli invariate rispetto a quelle approvate l'anno scorso. Gli utenti si vedranno arrivare a casa lo stesso identico importo che avevano che hanno pagato. Sì, che la proposta che noi come società avevamo fatto era quello, questo è il piano finanziario, con questo piano finanziario le tariffe dovrebbero rimanere invariate. Questa era la proposta che abbiamo fatto alla Giunta e che è stata discussa con la Giunta. Come dicevi prima, questa è una proposta che avete fatto voi, che c'è una presenza di casi che viene mantenuta dai comuni, però questo vuol dire che non possa essere modificata. Vuol dire che qualsiasi modifica di
della tariffa dell'anno scorso comporterà delle riduzioni a qualcuno e delle aumenti agli altri, questo è pacifico. Ma è questo di cui stiamo parlando. Bene, diamo in approvazione a quanto esposto, come esposto dal direttore Barbati, che ha proposto la giunta, il piano finanziario del 2012 combinato.